Oh Dio, donaci la luce, oggi che la felicità ha i piedi di argilla, oggi che la bellezza non è sufficiente, oggi che l'agitazione ci scusa e ci umilia, oggi che la speranza ingabbia il cammino, donaci la luce che ci dica che la notte è passata, che la storia ha uno sbocco, donaci la luce che raccolga il mormorio delle nostre preghiere, luce che ci parli di questa primavera e delle primavere future. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Gesù sia con tutti voi. Cosa ci hanno insegnato questi anni di virus e di guerra? Forse ci hanno insegnato che è a un passo l'amore e a un passo l'odio. Non è così lontano l'amore e l'odio, la bellezza e la stupidità. Non sono così lontani, come abbiamo visto in questa settimana santa. C'è chi ha una grande dignità di fronte a questo Gesù, una grande umanità, e c'è chi fa schifo perché non gliene frega nulla. Abbiamo capito che il male è forte, ma è anche fragile. A volte basterebbe davvero poco per disarmare il male. E quale tesoro ci porta la Pasqua? Io credo che ci porti il valore dei gesti piccoli, come lo spezzare il pane, come non scappare dal dolore, come prenderci cura della vita. Piccole cose. Ci ha ricordato, come diciamo qui a Romena, che ognuno di noi ha bisogno di poche cose per campare. E l'inferno ci si fa da soli, dal modo in cui si campa. Si potrebbe campare parecchio meglio, si potrebbe soffrire molto meno, ma ce lo facciamo da soli l'inferno, perché non abbiamo capito che basterebbe un pezzo di pane, un po' d'affetto, di sentirci a casa da qualche parte. Basterebbe la pace nel cuore, la pace intorno a noi. E allora lasciamo un po' di silenzio per poter vedere un po' di luce in questa notte.
Preghiamo. Una Pasqua con tanto silenzio tra le parole, una Pasqua attaccati alla vita, con tutta la forza che abbiamo, per non perderci, per non girovagare a vuoto, una Pasqua per ritrovare ciò che non muore, ciò che è eterno, ritrovare una calda umanità, il bisogno che tutti noi abbiamo di risorgere. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. È parola di Dio. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Credo che ci siano tre cose che ci fregano la vita. Tre cose che non sappiamo sopportare, che sono la solitudine, la morte e la paura. Siamo tutti fregati da queste tre cose. Non sappiamo camparci dentro, non sappiamo starci. Forse una delle cose più tristi oggi è la solitudine delle persone. Ci hanno fatto credere che siamo una massa buttati là, non siamo mai soli. Chi ha fondato Facebook è un genio perché ha fatto soldi. Non vi ricordate, ma lo slogan di Facebook era: mai più soli. Roba da manicomio. Più si comunica a bischero così e più sei solo. E lo vedi nei ragazzi, lo vedi nei giovani, lo vedi nelle persone. E la solitudine è il peggiore di tutti i mali. Perché siamo tutti lì a pieni di cose, pieni di immagini, ma alla fine sei solo. Lo vedo nelle storie d'amore che sembrano di stare sempre lì appiccicati, ma poi dentro ognuno è solo. Non riesce a tirar fuori, a esprimere, a far circolare troppo l'amore. La solitudine è davvero il peggio di tutti i mali. Come è brutta la morte. Ma la morte tanto è così. Si muore tutti, ricchi, poveri, chi crede in Dio, chi non ci crede. Quindi non è il problema che si muoiono tutti. Si torna tutti terra. E su quello bisogna fare i conti. Ma quello che è morte vera per me è che oggi ci sono gli adoratori della morte. C'è un sacco di adoratori della morte e io ne posso più. Gente che è sempre a lamentarsi, sempre a buttar giù, sempre a vedere il peggio. Voi avete visto che quando a casa ci avete uno palloso
che è sempre negativo, che sempre butta giù, ti distrugge tutta la casa, ti distrugge tutta la famiglia. E allora la morte c'è, ma siamo anche noi che si alimenta la morte. Siamo anche noi che ci garba la morte più della vita. Quando sento parlare e tutti a criticare la vita, dovresti dire: che fortuna che sono nato, che fortuna. Una volta che tu possa dire grazie, che c'ho un pezzo di pane, c'ho un po' di calore d'affetto, no, non ci basta ma nulla. Infatti è la generazione della malinconia. San Francesco diceva: il peggio di tutti i mali è la malinconia. Ci pensate che il peggio ci può capitare è la malinconia? Perché malinconia vuol dire che io pretendo un mondo migliore, una donna migliore, un figlio migliore e non so più dire grazie. Senti parlare tutto dovuto, ci fosse uno che dica grazie. E poi la paura. Avete visto che nei giovani ormai si spaccano il muso tutti i giorni, spaccano ogni cosa. C'è la violenza da tutte le parti, dentro le case, dentro le famiglie, nelle scuole. E tu ti astupissi questa violenza. Ragazzi, a me non mi stupisce, mi sembra normale, perché la violenza è l'impasto di due cose: egoismo più paura. Ci siamo dimenticati che avete allevato figlioli a egoismo. Pensa per te, ma che te ne frega? Lascia fare. Io. E la paura di tutto, attento lì, attento di là. Se voi mettete insieme l'egoismo e la paura, non può nascere che la violenza. Quindi ragazzi, questa solitudine, questa morte dentro, questa paura, ce la siamo creati da soli. Perché è normale avere un po' di paura, ma quando la paura ti ingabbia e ti distrugge non va più bene. Va bene la morte, è un passaggio, ma se poi tutti i giorni è morte, non va bene. Come non va bene la solitudine che distrugge le persone. E allora questa notte bisognerebbe provare a rifidarci. Le donne vanno al sepolcro all'alba, quando il sole ancora è nascosto. C'è solo un po' di rugiada nei fiori. Ma queste donne non si arrendono, nonostante il dolore. Hanno gli occhi bagnati di lacrime, sono stanche da morire, ma queste donne tutta la notte vanno a preparare i profumi. Se notate nel mondo, quello che ci è rimasto un po' di buono sono le donne e i giovani. Forse il futuro sarà lì. Perché le donne sono le prime a sentire se la vita è mediocre, se l'amore è banale, e non ci stanno lì. Avete visto quando c'è un bombardamento alla televisione, gli uomini sono tutti lì a piagnucolare. Le donne vanno lì dove è stato bombardato la casa, prendono tutti i coccini che ci rimane, vanno a 100 metri e ricostruiscono la casa. E anche i giovani a un certo punto sentono che hanno bisogno d'aria. Vedete, quello che va di moda nei giovani, infatti, sono due cose: gli attacchi di panico a bestia, e da quando è nato il mondo non sono mai esistiti gli attacchi di panico, e la noia. Cos'è un attacco di panico? Vuol dire che ti manca l'aria. Cos'è la noia? Non vedo un futuro. Se non vedo un futuro mi annoio. E allora i segnali sono molto chiari per loro. A questi ragazzi gli manca l'aria, non vedano un futuro davanti. E allora questa notte ci dice: respiriamo di nuovo, buttiamo aria in giro al mondo, ci manca l'aria, ci hanno ingabbiati, ci siamo ingabbiati da soli, ma ci manca soprattutto negli occhi un futuro. C'è Dostoevskij che dice: anche se sembra che ciò non si realizzi mai, io continuerò a crederci.
sapendo che in un solo giorno, in una sola ora, tutto potrebbe realizzarsi. Bello poter credere che tornerà la pace. Bello poter credere che le relazioni umane saranno più vere. È bello crederci. Ma lo senti dentro di te che vorresti che fosse davvero così? E allora io non voglio smettere di sognare, perché è la notte dei sognatori. È la notte dell'impossibile. Uno che era morto che risorge. E io voglio credere all'impossibile, anche se non si vede. E non voglio smettere di sognare. Vedete, la fede è tutta qui. Io non so se credete in Dio o no, ma la fede vera non è quella che se è chiesa, Dio c'è o non c'è. La fede vera, dice San Giovanni della Croce, è chiudere gli occhi e procedere al buio. La fede vera, anche se uno non crede in Dio, è quello che chiude gli occhi e si fida, perché un po' fa che quello. E allora vi auguro quest'anno semplicemente di cambiare gli occhi, lo sguardo, perché gli occhi sono solo una porticina, ma ci può passare il mondo intero. A volte ci sono degli sguardi che dicono tutto. C'è una bellissima canzone di Battiato che dice: ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Vi auguro di avere altri occhi, perché vedete, la vita non cambia molto. Voi tornerete a casa, il tuo figliolo il solito figliolo, la tua donna la solita donna, questo mondo di imbecilli, il solito mondo di imbecilli, non cambierà quasi nulla. Ma una cosa può cambiare: il tuo modo di vederli. Te puoi vedere il tuo uomo con degli occhi, con altri occhi, tuo figlio con degli occhi o con altri occhi, puoi vedere questo mondo che fa tutto schifo o vedere un sacco di roba bella. E allora vi auguro di vedere il mondo con gli occhi di Dio. Dalle tenebre alla luce, ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso, per sprofondarci dentro basta solo un passo, ma quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. E ho cercato di raggiungerti ovunque, senza riuscire a possederti mai, nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze. Ho provato a vivere nel mondo senza dovergli appartenere mai, evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Questa pieve è magnifica, perfetta praticamente, è posizionata in cima a una valle stupenda e Romena, crescendo lì intorno, ha avuto questa asticella per, diciamo, nel crescere ha dovuto rispettare la bellezza della pieve. Per questo sono stati usati solo materiali vivi, pietra, legno, ferro, per questo c'è una cura di ogni dettaglio, che ha reso tutto.
tutto quello che è stato creato intorno così bello. Ci avanza solo un piccolo punto alle spalle dell'auditorium che non è finito, non rende giustizia a tutto il resto. Allora, per questo, questa sera vi chiediamo una piccola offerta per aiutarci a completare la bellezza di Romena, a renderla bella a 360 gradi. Grazie. Senza riuscire ad afferrarti mai, e ho capito che non c'è distanza né separazione. Ho imparato ad essere nel mondo senza per questo appartenerti mai, ma ho trovato amore in ogni cellula della creazione. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza far rumore. Accetto, Padre, questo pane. Nella conclusiva facciamo una preghiera bellissima di David Maria Turaldo. Correte su tutte le strade, le piazze, a svelare il grande senso di Dio. Andate a dire che la notte è passata, che tutto ha un senso, che il pianto è rugiada, che ogni stilla è una stella. Andate a dire che le piaghe risanano. Andate a dire che il deserto fiorisce, che l'amore ha ormai vinto, che la gioia non è un sogno, che la storia ha uno sbocco. Andate a dire, liberate, lottate, andate a dire che ogni impegno è un culto. Voi che avete intuito per grazia, continuate il cammino, correte, correte per tutta la terra a svelare il grande segreto di Dio. Andate a dire su tutte le piazze, di porta in porta, in fondo alle strade, andate a dire per tutta la terra, andate a dire gridando agli astri, andate a dire che la gioia ha un volto, proprio quello sfigurato della morte, proprio quello trasfigurato della Pasqua. Oggi, proprio ora, qui. Vi faccio un augurio. C'è una bellissima canzone di Lucio Dalla che dice: sotto questo cielo di ferro e di gesso l'uomo riesce ad amare lo stesso, e lo fa per davvero. Che commozione, che tenerezza. Nonostante che questo tempo, che sembra davvero di gesso e di ferro sopra di noi, fa molta commozione, molta tenerezza vedere persone che continuano ad amare lo stesso, anche se sembrerebbe dire: ma chi me lo fa fare? È una grande commozione. Allora grazie, perché sotto questo cielo voi continuate ad amare, a sperare. Grazie perché sapete vedere la luce anche quando è difficile vederla. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica tutti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona Pasqua a tutti. Ah, bisogna vedere il loba, eh? Tu lo senti?
trovare parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda, senza parlare, azzurro come te, come il cielo e il mare. Semplicemente ciao, disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba, e adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle.